Vince contro il Real, bella partita, grande spettacolo nonostante ormai è quasi tutto deciso per le sorti del campionato. Il Trapo comunque non molla mai, ha battuto il Real che aveva perso solo contro Atletico e Napoli. Questa è la terza contro un grande avversario, il Trapo di Giovinco. Sì, vabbè, noi ci ritenevamo a vincere anche con la squadra rimaneggiata, con me a mezzo servizio causa infortunio. Però questo è il nostro spirito, lo spirito Trab, lo chiamo io, lo spirito turco, nel senso che quando c'è da lottare nessuno si tira indietro. Ringrazio tutta la squadra di oggi, anche Gioacchino Paduano, l'extra di oggi, che ci ha dato una mano, una vecchia nostra conoscenza. E niente, non mi aspettavo questa vittoria, anche se ogni anno diciamo siamo la bestia nera dei ragazzi di Casamarciano, perché ogni anno la spuntiamo sempre dopo varie battaglie. Ricordo l'anno scorso sotto la pioggia fu una battaglia, sempre finimmo noi di un gol sopra. Diciamo che è sempre una bella partita contro i ragazzi che sono amici e stanno sopra di noi, quindi vuol dire che se hanno perso solo contro noi Napoli Atleti vuol dire che ce la possiamo giocare con tutti. Posso fare un appunto? Prego. Stasera il signor Giovinco ha segnato anche. Quindi, grazie Assis. Anche per questo, grazie ai miei compagni. In campo, un grande gol abbiamo visto, e poi come al solito sempre tanto cuore nonostante la spalla maledetta malconcia.
Quindi niente, l'obiettivo... Ti è costato il derby? Mi è costato il derby, purtroppo era due giorni... Fa ancora male, era due giorni dopo l'accaduto. Se fosse stato in questa giornata ci sarei stato anche con una gamba sola. Purtroppo non è potuto essere così. Niente, siamo quarti, ci giochiamo i playoff sperando di prendere un girone, diciamo, non troppo duro, anche se in questo momento le squadre sono tutte forti. Hai fatto sportellate con Napolitano, sì. Il capitano di altre squadre, ma c'è una grande amicizia nonostante il campo di Santa Ragione. Sì, vabbè, non è la prima volta che faccio la guerra personale in queste partite, è capitato anche in passato con Peppe Spammanato nella finale di Coppa. Sono sempre duelli molto, molto maschi, diciamo, però finiscono in campo anche perché Giovanni siamo cresciuti insieme calcisticamente e ci vogliamo bene. Questo è lo spirito del... Del Jack e del Trab, perché per quello che si possa dire che sono un giocatore falloso, però abbiamo grande fair play, io in primis e tutta la mia squadra. Il quarto posto è ormai... Manca una partita. Ormai è quasi certo, poi ci sarà la Champions. Questa è quella del secondo anno, non è quella di quest'anno, perché quest'anno ha vinto il Valencia, la tiene sul petto il Valencia. Proverà ancora il Trab, l'anno scorso comunque sul podio superiore. Più alto, medio. Secondo posto del podio, quest'anno proverà ancora a vincerla. Almeno arrivare in finale. Abbiamo una squadra comunque con buoni elementi e la nostra forza è la grinta e l'unione di gruppo, quindi questa è la nostra arma migliore. Magari ci sono squadre più attrezzate rispetto a noi, però con quest'arma proveremo ad arrivare il più lontano possibile, sperando il mio obiettivo minimo passare il girone. Il quarto posto sembra assodato, manca una partita alla fine con la Roma, cercheremo di vincerla e conservare questo quarto posto. Poi alla Champions si sa, ogni partita ha una storia a sé. Ultima parola, giovedì ci sarà Napoli Club, andiamo a vedere le vere squadre, diciamo, parte europea, giocheranno per l'Europa League, per chi ti farà? Vabbè, io andrò al San Paolo a vedere Napoli Trab il ritorno in Europa League e andrò sinceramente con la felpa del Trab sotto e la tuta del Napoli sopra. E cercherò di avere una sciarpa del Trabzonspor per ufficiale dalla Turchia direttamente. Vogliamo anche una foto per regalarla a qualche tifoso del Trab. Cercheremo di incontrare qualche tifoso, anche se dopo il 4-0 non penso che verranno in molti. Però vorrei fare questo regalo al Felice Paolo e al trofeo Jack, la sciarpa originale direttamente dalla Turchia. Se ci riusciremo, dopo giovedì vi darò la risposta. Bene, ringraziamo il campo che è Giovino. Ci vediamo domani per altre partite della sedicesima giornata del tuo progetto.